volta va a Crira. 100.000 presenze nei primi due mesi per l'estate a Napoli 2019, il cartellone di iniziative culturali che da luglio a settembre vengono realizzate in diversi luoghi della città a beneficio dei cittadini e dei turisti. Spazi storici e monumentali diventano così scenario prezioso per eventi teatrali, musicali e mostre d'arte. A Ferragosto 20.000 persone hanno ballato e cantato in piazza per la notte della Tamborra alla Rotonda Diaz. Nello stesso giorno il maschio angioino ha toccato la punta di 8.000 visitatori. Questa è più difficile. Ma facciamo la prova del dubbio, cioè... Sei sicuro che non vuoi una camomilla? Una voglia camomilla! Buon successo per le rassegne di cinema e di teatro, le proiezioni all'aperto al Parco del Poggio, gli spettacoli nel cortile della Real Casa dell'Annunziata, il classico contemporaneo nel chiostro di San Domenico Maggiore e il cartellone Ridere nel cortile del Maschio Angioino. Molto partecipato anche il Festival delle Periferie Stati di Grazia ed Emergenza con teatro, cinema e musica a cura di 5 importanti realtà culturali cittadine: il Teatro Area Nord, il Nuovo Teatro Sanità, il Beggars Theatre, il Nest e Sala Icos. Fiabe e musica per bambini ancora alla Real Casa dell'Annunziata e nel Parco di Re Ladislao, grazioso spazio verde nella zona di Via Carbonara. Notevole affluenza per la mostra sulla scuola di Posillipo nelle sale del Maschio Angioino, che ha già superato i 40.000 visitatori. Ma un buon successo si è registrato anche per la mostra sui 40 anni dell'estate a Napoli, sempre al Castello, con rare immagini della prima edizione del 1979 e per quella su pupi, guaratelle e teatro di strada ospitata a San Domenico Maggiore. E a settembre l'estate continuerà con nuove iniziative, tra cui le fiere gastronomiche sul lungomare, il Gran Ballo Ottocentesco nella Galleria Umberto, le feste religiose di Piedigrotta e di San Gennaro e la celebrazione delle 4 giornate di Napoli.